Il re di Spagna Filippo II fu la prima persona disabile a usare le ruote per spostarsi. Nel 1500 governava da una sedia mobile con i sostegni per i piedi. Oggi le sedie a rotelle sono largamente diffuse e ne esistono molti modelli. Questa sedia realizzata in legno, pelle e acciaio è un reperto della Seconda Guerra Mondiale. In confronto, una moderna sedia a rotelle sembra un'astronave. Con oltre 150 modelli disponibili al giorno d'oggi, le sedie a rotelle si adattano a chi le utilizza e al proprio stile di vita. Il cerchione della ruota è fatto in alluminio, i raggi in acciaio. È come una bicicletta, tranne per il fatto che ha sei bracci che in seguito vengono uniti a un anello con rimano che sarà necessario per la spinta. Le gomme sono pneumatiche, con un tubo all'interno contenente dell'aria, o rigide, costituite da un unico pezzo di gomma. Una macchina allunga il copertone per adattarlo al cerchione. Gli operai installano 12 guarnizioni, dette distanziatori, lungo l'anello con rimano. In seguito, sei di queste guarnizioni, lunghe un centimetro, potranno essere rimosse per regolare la larghezza della sedia qualora sia necessario. I distanziatori sull'anello con rimano vengono allineati ai ganci sulla ruota. Gli operai li uniscono utilizzando delle viti in acciaio molto resistenti di 4 cm di lunghezza. Per la sostituzione, i pezzi di ricambio si acquistano da rifornitori specializzati, come si fa per le macchine. Dei cuscinetti facilitano il movimento delle ruote. La loro installazione è un'opera delicata. Gli operai utilizzano uno strumento apposito per inserire i cuscinetti con estrema precisione. Le gomme sono rigide e non hanno battistrada, poiché sono realizzate per percorrere superfici lisce. Un telaio in alluminio fatto a croce impedisce alla sedia di richiudersi. Per ciascun lato vengono utilizzate 6 o 7 viti, a seconda dell'altezza della seduta, che verrà installata in seguito. La parte frontale della sedia a rotelle viene detta telaio frontale. Le parti vengono lubrificate, cosicché in seguito sarà più semplice installarle. Questo impedisce anche alla sedia a rotelle di ripiegarsi inavvertitamente. Viene installato il telaio posteriore della sedia a rotelle, quindi ci si assicura che il telaio a croce si ripieghi correttamente. Gli operai testano l'altezza dei braccioli. Quindi installano un poggiapiedi rimovibile in alluminio, aprendolo della lunghezza desiderata. Ha una zigrinatura per evitare che i piedi scivolino. La sedia ha un sedile ripiegabile, che è fatto di nylon ed è attaccato al telaio con 6 viti su entrambi i lati. L'altezza dei braccioli può essere regolata tra i 20 e i 28 cm. E la rigidità dello schienale si regola con 3 chiusure in velcro. Anche lo schienale è fatto di nylon e può avere 9 diverse altezze. Gli operai inseriscono un asse di acciaio all'interno del telaio, sistemandolo a seconda delle caratteristiche della sedia, come ad esempio un particolare tipo di bracciolo. L'asse si sposta facilmente, quindi la ruota si può rimuovere in pochi secondi. Questa leva in plastica e alluminio è il freno. Questa sedia motorizzata ha un dispositivo elettrico che viene comandato tramite un joystick. La sedia funziona con batterie da 12 volt che si ricaricano in 8 ore da una normale presa di corrente. La camera d'aria viene inserita all'interno dello pneumatico. La valvola dell'aria passa attraverso il cerchione che viene unito allo pneumatico con le viti. Ora la ruota posteriore può essere attaccata al motore. Vengono attaccate la seduta e la centralina del joystick, che ha degli interruttori per l'accensione e la regolazione della velocità. Il pacco batteria ha una potenza di 85 ampere all'ora, una potenza sufficiente per camminare per 16 ore o per 40 km. Le batterie vengono connesse al caricatore per ricaricare la sedia a rotelle. Un paraurti di acciaio e un cerchione di legno, detti coperture, proteggono il retro della sedia a rotelle dagli agenti atmosferici e dai piccoli urti. Questo modello motorizzato può funzionare a basse velocità o persino raggiungere i 12 km orari.